E tra i grandi assenti di questa edizione, e anche se non sarà in gara, scommettiamo che con il cuore e con la mente sarà sulla Colle San Zeno a dettar note. Gigi Pirollo, tra i più grandi navigatori italiani, copilota storico di Alex Fiorio e Pierino Longhi, giusto per fare alcuni nomi, è uno dei sostenitori più accesi del Rally Mille Miglia al via giovedì della prossima settimana. I successi e la spettacolarità delle PS di casa nostra hanno creato un legame particolare tra Brescia e Gigi Pirollo. Il legame con Brescia è sicuramente particolare, e in particolare ovviamente con il Rally Mille Miglia. Allora, guarda, proprio prima si diceva, cioè io ho vinto la prima edizione del Rally Mille Miglia nel 1977, per me è stata sì, la prima gara che ho vinto con la 131 Abarth, e vi dico che è stata incredibile perché fino in ultima non sapevamo di aver vinto. Sono delle cose che ti rimangono sempre dentro. Poi ho avuto la fortuna di correre fino all'anno scorso, nel 2011, ho fatto il Mille Miglia, le prove sono sempre le stesse, le so a memoria, però quando vado in prova, anche se le so a memoria, c'è sempre qualcosa di nuovo. Colle San Zeno, vi dico la sincera verità, non sono mai riuscito a farla senza un problema, perché è una roba incredibile, ogni volta che entro su quella prova ho... foriamo, ho un problema alla macchina, o tocchiamo anche, e vi dico la sincera verità che la prova San Zeno è una delle più belle prove che ci sono nell'ambito del campionato italiano, e appunto per quello non riuscire mai ad esprimermi al meglio per me è una delusione enorme. Qui avete delle prove che sono veramente da campionato del mondo, Questa è una roba che io spero che prima o dopo sto benedetto rally del Mille Miglia arrivi al campionato del mondo.